Salve ragazzi, qui dal 38 e continuiamo con Jedi Fallen Order, con Rex, Nanni e Grievous. Bene, andiamo avanti, ogni tanto siamo in questo coso dei Jedi per la Guarda, spada però sempre meno palloso delle fottutissime palle di Zeffo, quello è proprio stato Madonna, sì. il più basso. Madonna, quelle palle, mi E viene da io ho paura di ripeccare. pensare. Porca paletta, che Dai, palle prova. quelle palle. Dai, vai, 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 che problemi hai? Però Tanto il ormai passaggio è il bellissimo. Fear of the Dark, eccolo là. Com'era per. Immagino che l'acqua sia caldissima. Sì. Io Ah no, vabbè, ci sono i vulcani. Ah no, è Ma vero, che effettivamente, culo! guarda. Ma che culo! Vedi che. Lol. E qui è calda, sì. Basta che non passa una creatura. Guarda, 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 un poncio! Oh. Un Lo stavo per poncione! dire, lo stavo per Un dire. poncio Poncio vulcanico. Poncio di Padme Amidala. Sì, troppo sexy. Sì, sexy Padme È tutta bianca. la mia Padme preferita, resterà sempre la Padme Sì, di Ilum. Ah, ma c'era una Mamma cosa. mia, se ne è mai vista una Rex cosplay di Padme di Ilum, un Ah, giorno beh, mi sì. Non te la No, scordi veramente. quello Cioè, è vero, è quello fatta bene, ovviamente. è vero. Chiaro, è ovvio. La Padme di Ilum è praticamente quella di episodio 2, però con il mantello e la L'ho pelliccia. sempre detto, loro No, dicono no, no, ma è che molto più. Più rivelatoria, ecco, direi. Ma a me non mi No, anche la interessa se è un fischia, po' non più è ancora aderente, fischia addosso, mi ragazzi. pare. Dai, so che è un po' più aderente, ma chi se ne frega? Cioè. È un po' un pelino, giusto un pelino. Vabbè, Ma non non ha è. ancora cuffia in testa, tipo, a parte il cappuccio. Sì. Però Non è una cosa vedo in parte proprio. geniale, in parte inguardabile, Ogni però non cammino è convinca. diverso, giovane. Attento alla tua rabbia. Ok, però qua c'è il pugno di Ma Thanos. scusi lei, noi eravamo in contatto privato con Eno Cordova, lei che cacchio è, scusi, È una perché. piccola Jedi che dice Ugg. Una sacca. Come una Era un sacca? po' scimmia, diciamo, era No, un po' Jedi, un po' scimmia. ma come una sacca lasciata da una piccola Jedi frustrata? Ma piccola Jedi sei una. Cioè, non ti voglio offendere, ma ti offenderò perché come fai a lasciare qui una sacca? Non si lascia mai una sacca da qualche parte, ci puoi mettere. Esatto, questo è essere L'uomo delle delinquente. sacche. Alcuni riuscivano nell'impresa, altri fallivano. Questa cedette dalla rabbia. Eh sì, in realtà cedette alla stupidità perché non si mollano le sacche. Esatto, che poi li troviamo noi e poi non ci vanno. Non va bene. E ci vogliono mesi per farti fare una bella sacca, come lo sai, bimba Jedi. Bimba Jedi. Ah, ma così torno indietro e basta. Era un luogo chiuso, sigillato. Noi dobbiamo andare dritto per di là, vedi? Avevo visto lì aperto, ho detto andiamo. Mi piace questa piccola gente ci ha detto la rabbia e divenne comari vossa. Tipo, sai, no? Così. Oppure divenne Ventress, no? Perché, no, Divenne perché. Ventress, esatto. Vabbè, Ventress non può essere perché è tutta un'altra storia, però. sì, lo so. Sì. Tanto nel Legends Ventress era tipo da un pianeta di guerrieri, era una roba molto diversa, no? Nell'Agency era la regina dei ratattacchi. No, principessa che. Però una No, cosa, ma. era Ratattack, Perché giusto, non era di sangue reale, letteralmente aveva ammazzato tutti i signori della guerra di Ratatak ed era diventata lei la. Ratattack. Però erano morti i genitori, mi ricordo questa cosa, no? Sì. Ah, ok. Cosa che in realtà ha fatto anche nel canone, che lei è diventata la regina di Ratattack. Ah sì? Ah sì? Ah, meno Lo spiega male. nel libro quello di Dooku. Ah. Quindi Ratatack l'hanno inserito nel canone anche. Esatto, Sì, esiste. ma si vede nel canone, però cioè, si vede lei che come nel Legends viene portata su Ratatack, trovata poi dal maestro Jedi che viene ammazzato da. Sì. Nell'originale credo che fossero i signori della guerra, mentre nel Sì. canone è da dei pirati wiki più Peccato. banale. Ondonaga. Si vede poi lei che si lancia nel flashback contro i pirati e poi non si sa cosa è successo sul pianeta. Ma nel libro di Dooku Jedi Lost viene specificato che Dooku è andato a trovarla proprio perché ha sentito che su Ratatak c'era una nuova gestione, Ah, figo, ma la criminalità. dove si vede tutta questa sua storia? Il flashback iniziale in The Clone Wars, che viene addestrata dal suo maestro, eccetera. I dettagli ulteriori nel libro. Anche in Clone Wars si vede, non mi ricordavo, cavolo. Devo Nella terza rivedere. stagione, quando la ritrovano le sorelle della notte dopo che Dooku l'ha abbandonata, Sì? le fanno tutto sto rituale per farla riprendere dal trauma e lei rivive tutti i ricordi. Ah, non me lo ricordavo questa cosa. Piuttosto, ma Quella non mi dico se era sacca vero, fondamentale.
però, la santa di Mordenkainen. Sì. Non ricordo se è vero la cosa, perché mi sembra di sì. Ma se non sbaglio, Ventress, uno mi aveva scritto, che mi aveva detto, anzi, che doveva essere l'antagonista dell'episodio 2. Però io questa so e non so. Sì. Allora faceva le sorelle della notte sono state inventate fra un misto di concept art scartati per Darth Maul, ecco, sì, e altri concept art scartati per Dooku. Però i concept art scartati per Dooku erano una versione un po' più diversa delle sorelle della notte, che è Ventress praticamente, quindi la strega pelata con le doppie spade curve rosse. Infatti Dooku poi ha avuto una spada curva, sì. Esatto. Però l'idea delle spade curve in realtà è nata da Ventress, da quel concept art di Ventress, sì. È stata poi utilizzata per fare Komari Bossa nel gioco Bounty Hunter, e poi è stata di nuovo riutilizzata, hanno detto no, cioè la rifacciamo tale quale, l'hanno usata nei fumetti. Non mi ricordo se perché è un buon mistero l'origine di tutta quella roba Legends, ma mi pare che la Hasbro l'abbia utilizzata per far Ventress, e contemporaneamente i fumetti Republic l'hanno fatta, e contemporaneamente Clone Wars la microserie l'abbia fatta. Quindi sì, l'hanno riproposta. Io l'ho conosciuta Ventress in Clone Wars del 2003-2002. Sì, ma a livello cronologico tutte e tre queste cose che ho detto avvengono contemporaneamente. Quasi contemporaneamente, sì. Io la prima volta che l'ho vista nei volumi delle Guerre dei Cloni, in francese, sì, che ancora non c'erano in Italia. Sì, che quelli che ti sto dicendo, Rex, i Bulmi Republic. Sì, Republic si chiamava, sì. No, però, perché io mi ricordavo questa cosa di Ventress doveva essere l'antagonista. Poi hanno scartato, detto, vabbè, facciamo Dooku, che ha una trama un po' più ignorante, non certo. E poi ha detto, ok, la buttiamo, abbiamo fatto un sacco di progetti, mettiamo direttamente per le Clone Wars, infatti. Sì, ci sta. Hanno azzeccato. Un po' come l'avevamo fatto, mi sembra, per le Guardie di Grievous, che anche loro erano un concept di Grievous. Sì, esatto. Esatto, e poi li hanno usati come guardie del corpo. Il fantastico Warren Fuge. Ok, Geodi. Che sono i geodi? Vediamo un po'. Sui... Geodude, eccolo qua. Sui Madonna delle informazioni geologiche naturali. Oddio no, il Miraluna, adesso ci sono i Togepi, i cosi, là, come si chiamano, i Clefairy là, che fanno, cos'è, metronomo, fanno esplodere tutto. Ma vero. Abbondano informazioni geologiche naturali incastonate nelle rocce del sottosuolo, ricche di minerali. Sì, i minerali, fantastico. I materiali minerali dei minatori depositati dai fluidi geotermici accumulati per miliardi di anni hanno punteggiato le pareti rocciose di cristalli rari e altri elementi preziosi. Ok, dai. Tra cui Kyber. Tra cui Kyber. Esatto. Ah, e invece chi è quell'altra lì che hai nominato di Bounty Hunter? Komari Bossa. E chi è? È anche lei era tipo l'ex Padawan di Dooku. Quindi tutte collegate, cioè sia che sia ogni cosa che c'entra di Ventress gira sempre attorno a Dooku. Mi piace. E Sith fighe gli piacciono a Dooku come apprendiste. A quanto pare. Più birbone. Ma Komari Bossa Komari Bossa, lei non riusciva a completare i test perché era infatuata di Dooku, che era il suo maestro. E Dooku, tra l'altro, quando l'ha saputo, non ha tipo detto, ah ok, gli darò una sistemata io, no, ha detto, ah, andrò a denunciarla al Consiglio Jedi, così la espelleranno dall'ordine. Proprio... Che merdaccia, ma no! Dooku per il maestro dell'anno. Sì, esatto. Non è, vabbè, però è stato talmente onesto, non è stato come molti professori veri che... No, perché poi l'ha trovata, ha detto, ah, però è impazzita, perché dopo un po' di anni ha detto, ah, ma è impazzita perché io l'ho buttata fuori, quindi magari potrebbe rivelarsi utile. Poi la testa e fa, ah, ma è debolissima, boh, allora la userò come premio per i cacciatori di tagli. Invece come Dooku gioca con la vita delle persone. Che bello. Vabbè, ma Dooku è sempre stato un personaggio. Anche c'era quel libro là, come si chiama, in... Oddio, che bel passaggino che hai. Quelli su Jango Fett, dove Dooku diceva, Jango Fett, povero uomo, sono stato responsabile della sua della rovina di tutto il suo popolo, eccetera eccetera, e poi l'ho reclutato per farlo clonare, e poi adesso l'ho fatto ammazzare perché mi stava servendo, adesso c'è suo figlio che viene che è pure clonato dalla mia porta. In effetti dico che, cioè, stavo pensando come per dire, che vita di merda che ho fatto fare a sto uomo. Aiuto! È il primo della giornata. Ma io non sapevo che mi faceva fare questa cosa. A volte avvisate, per curva favore. Pericolosa. Vai. Madonna! Che sì, è crolla tutto. Crolla tutto. È friabile, no? C'è tutto sto fuoco che viene da sotto. Sprendiamoci. No, al massimo non fria. Ok, sto zitto.
è friabile come i biscotti. Sì. Qua credo che mi faccia No, lì non ci andrei. Qui che cosa c'è? Aspetta, aspetta, analizza le stappe prima. Perché si può sta analizzare? Sì, puoi analizzarle. Guarda. Oh, tutto bene, mi sento come se fossi circondato da fantasmi. La madonna. No. Sono il fantasma del Jedi del passato. È difficile stare qui. Jedi dei Natali passati. Allora, dei giorni della vita passata. Noi possiamo passare. Giusto, per... esatto, giusto. No, di qua non si può passare. Allora, no, direi. Ah, quindi qual... questo ok. Puoi meditare. Oh, dove stava? Ecco. No, comunque, tanta bella roba. No, ma facci fammi leggere la cosa lì dei Jedi passati. Oh, salve. Ci hanno trovati qui. E mo? Dai, menalo. Aspetta. Magari. Avviso che poi più avanti è pieno di droidi della sicurezza. Ah, sì, oh. Così. Ci sono il minimo. L'ammiraglio Azzel colpisce ancora. Ma io non riesco a schivare perché non mi fa... già, allora, a me non mi dà fare. Non posso usare la spada. Rex, tu che le sai queste cose? La 501esima ha mai fatto un droide sonda da portarsi in giro? Sì. 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 Sì, le gali non l'hanno fatto nel mondo, assolutamente. Ho capito! Esplodi! Maronna! Ma io non posso. Ma veramente non posso usare la spada qui. Io mi sto chiedendo se per. È svampata, signor. È svampata la spada. Dai, salta. No, non posso salire da sopra, aspetta. Come no? Sì che sì, sì, no, volevo vedere prima qui se c'è qualcosa. Eccoli là. Qualcosa che meglio, non aver visto. No. Ma no. Ma loro che ti hanno visto, adesso cominceranno a inseguirti. Ma no, forse no, non ti hanno visto. Guarda signore droidi, guarda signore Cristo. Oh, così stanno scolorati, signore. No, ui. Ho sbagliato. Ui. No, mi sono salvato. Potete sorseggiarlo. Vi è concesso un sorseggino. Ok. Io ne ho fatti di sorseggine io prima, mamma mia. Sì, era normale. Era la tavola imbandita e anche molto. Ah, sì. No, sbagliato. Ma con gli amici o con la famiglia oggi? No, con la famiglia. Ah, ok, pure io, però non ho sorseggiato tanto. Solo ho mangiato parecchio. No, io ho mangiato domani poco. Sorseggeremo, domani grigliata con gli amici, quindi domani sì, c'è la grigliata domani. No, io sono fuori valone, quindi tutto a posto. Tu sei? Fuori valone, nel senso che non ho nessuno qui per fare queste cose. Ah, mai noi qua adesso, no? Esatto, recupera un po' di grappa, via. Forza. La Delta Challenge, ma la fa anche Delta stavolta. Lol. Vediamo un po' che cosa abbiamo scoperto. Dov'era? Non abbiamo scoperto un cazzo. Abbiamo aumentato la salute. Era diretto alle caverne. Gridava, ma non l'ho trovato. Oh, povera bambina. Piccola Jedi smarrita, piccola bastarda Jedi smarrita. Perché sta qua lascia le sacche, quindi si già. Cioè per me appena ho letto una sacca lasciata qui ero subito maestro Skywalker, che cosa dobbiamo fare se non già in i resti di un campo maestro Jedi temeva, no aspetta fammelo leggere. Ah, ma come non l'hai letto? Temeva di una bambina che si perse comunque, che era persa insomma. Ah, ok, allora anche sì allora Bianca e Bernie dovranno salvarlo. Esatto, ma io mo ecco maestro Jedi. Maestro Jedi. E mo. Cioè, io fa tutto un giro per quella cosa. Per poi andare. Maronna, qua. Ci scommetto che vai di matto, insomma. E buon dai. Metti, non indugiare e spingi quei droidi volanti. Guarda, anche perché lì c'è un poncio da salvare. Esatto, devo recuperare il poncio. Cacchio. No, non ha funzionato. No, direi di no. Ma niente poncio, via. Ma il poncio? Il sacro poncio andava portato in salvo. Si avvicinano in maniera minacciosa. Non attacca. Sì, sai, perché l'impero. Buongiorno, siamo l'impero. No, sai che l'impero non è mai stato family friendly. Nonostante abbia molto successo con le famiglie. Posso chiederle qualche minuto del suo tempo per parlare dell'imperatore nostro salvatore? L'imperatore lo sa che tipo ha vinto la guerra dei cloni da solo?
senza l'aiuto di nessuno. Lui contro se stesso. Esatto, stava giocando a scacchi contro se stesso. Un po' da avanti, un po' da un lato, un po' dall'altro. Aiuto! E finti che il tavolo era ancora intero alla fine, è incredibile. Esatto. Ecco, dai. Ci sono droidi sonda nelle caverne. Non posso averti attaccato un tracciatore, ma avrei detto lo stesso del sabotaggio del tuo comunicatore. Grise e io perlustriamo la mantis. Grazie, tornerò non appena avrò il mio cristallo. Sei vulnerabile. Ma allora non sono qui per correre rischi non necessari. Non sono qui per rintracciare Cal. Abbiamo trovato una nuova Elsa che non ci serve un cazzo perché non abbiamo cristallo. Faccio del salve. Salve. È successo salute. Qualcosa. Ah, ecco, ma quella parte lì, eccolo qua. No, quella sembra una bellissima reveal per tipo Rey. Rey che dice: dietro a questo cristallo c'è la statua dei tuoi antenati. Butta giù il cristallo e c'è il cappuccio vuoto. È l'aprile. È bello. Sì, certo. Questi sono i genitori di Rey e tutti. Ma c'è un lago qui interessante. Madonna, profondità brutte. Ma tanto l'acqua è calda, butta. Ma cosa c'è di verde là a destra? In alto. No, dov'è? No, me l'ha fatto in automatico. Volevo vedere una cosa lì a te. Lì. Ok, no, volevo sapere che cacchio era. Tutto qua. Che cosa è in alto? Scusami, qua c'è acqua. Acqua. E basta. Tu fatti che calda. Esatto. Però voglio vedere se c'è qualcosa qui sotto. Infatti tu fai un vulcano poncio. Un poncio. Ormai lo diremo sempre poncio. È lo scopo del viaggio, raccogliere ponci per la galassia, rubare tutti i ponci della galassia. Sì. La domanda quasi può passare, no? Poi immagino se poteva passare qui sotto. Claustrofobia, portami via. Ma lui nuota e cammina e va in tutti i luoghi più stretti di questo universo. Perché tanto lì lui si cura. Facciano cazzo, ma che fonti lì. Ok. Ma capisci, secondo me te Delta potresti fare il coso, il costume da Cal. Perché? Ho paura. Perché ci staresti, cioè nel senso sei molto simile a lui a livello corporeo, secondo me potresti farlo. Anche tu, tecnicamente. Non è vero, io sono più alto. E l'altezza contava fino a un certo punto. Esatto. Perfetto. Io i capelli lunghi. Ci sta fisicamente l'aspetto. Esatto, tu, esatto, Delta ha i capelli più adatti. No, io i capelli lunghi, lui ce l'ha cortissimo. O uno se li tinge o prende una parrucca. Beh, se perché non ce li ha rossi naturali. Puoi, eh. No, io faccio Luke Skywalker, ma che volevi. Oh, che bello. Però, però mi piace molto il colore. Mi fa ricordare queste terme il famoso puntata di Mandalorian con la rana. Oddio, no, non farmi ricordare. quella con i ragnoni. Sì, ma era inutile quella puntata, mamma mia. Era una bellissima stagione, una puntata veramente inutile. Mamma che ha trasformato il Baby Yoda in un mostro. Esatto. Sì. Gli stessi registi hanno dovuto difendersi contro la cultura dell'internet che diceva è un mostro il modello, forse no, ma loro giustamente dicono quello si mangia di tutto, che volete, lasciatelo mangiare, è un predatore dei rospiti. Infatti ha ragione, ecco, non è che, ma io mi ricordo ancora la faccia da disperazione pura di mamma rospo, devo difendere Verina, sì, come avvicinati? Tu glielo peserà un etto, cioè peserà un grammo al massimo. Cioè, no, ma io immagino, aiutami, bimbi, io. Quello dice, ma cazzo vuoi? Lo pigli? Libero! Ok, oddio, ma si sta congelando. No, aspetta. No, aspetta, dove devo andare? Aspetta, si sta congelando. Si sta congelando. Qualcosa mi ha detto che qui non ci sono le fonti termali, eh. Ho notato. Aspetta, ci arrivo. Delta, devi stare attento perché hai una cosa sullo schermo, tipo, sai, no? Sì, aspetta. No, ce la faccio! Eia! È morto così. Ce l'ha fatta! Ah no! Allora, normale, ok. Buongiorno. Fidati, sono me, cioè, aspetta, c'è qualche problema.
Minchia le mani nere, porca miseria. Non un buon tempo. Il ponce è stato inutile. Ipotermia, portami via. Ma serio? Eh sì. Ah, ecco, ora questa scena è bellissima. Credo che deve andare solo avanti. No, va da solo. Il cristallo della spada. No! Vabbè dai, pensavo si sarebbe sciolto e diventato nero. Il fallimento non è la fine, amico mio. Sto bene. Sto bene, amico. È giunta l'ora. Forse questa è l'ultima volta che mi vedi. Riesco a percepire la fine dell'ordine Jedi che incombe. No. Il fallimento non è la fine. È una tappa fondamentale del cammino. La speranza sopravvivrà sempre in coloro che continuano a combattere. Come te, Vidiuno. So che lungo la strada incontrerai qualcuno coraggioso e tenace almeno quanto te. E tu lo aiuterai, come hai aiutato me. Ma la tua memoria andrà completamente perduta. Sei proprio sicuro di volerlo? Avviare criptaggio totale memoria. Solo attraverso un legame profondo i tuoi ricordi verranno ripristinati. Ho fiducia in te. Come sempre, del resto. E sono più che certo che mi rimpiazzerai con la persona giusta. Addio, vecchio mio. I tuoi ricordi li hai rischiati per me. Sì, anch'io mi fido di te, amico. Una possibilità. C'è sempre una possibilità. Avanti. Posso dire una cosa? Vai. Mi piace più la lore del droide che di Cal.
È più toccante il droide, cioè questo poveraccio ha perso il suo migliore amico e l'unica cosa che dice: hai perso la memoria per me, non per te, per una persona che mi è poi diventata amica specifica. È strano vedere un Jedi fare un rapporto così stretto con un droide dopo essere stato abituato per anni e anni a vedere che ti distruggono in mille modi possibili. Vabbè, però aspetta, parliamo anche di... Vabbè, ci sta Anakin con R2. Certo che Anakin con R2, va bene, però... E lo rimproveravano tutti. Esattamente, mi ricordo cos'era Mace Windu dopo Wong, che diceva, Anakin, avere tutte queste cose, questi accessori, in un Jedi non deve avere questi legami con questi robot, cazzo. Anche Mace Windu, ti ricordi, c'era un episodio con Mace Windu che... Lo odiava proprio il R2-D2. Lo schifava poi lo sguardo, lo schifava. Ti fidi di quel droide? Cioè, Grievous ha meno disprezzo per i droidi di Mace Windu. Più o meno. No, ma mi ricordo ancora in episodio 3, quando R2-D2 che scappa, va, cerca di aiutare i protagonisti e fa volare via l'ascensore. Credo che R2-D2 è matto, no? Ma non stavo dicendo quello, no? Stavi dicendo che... Non gli manca nessuno. Esatto. Anche nel suo ultimo messaggio, Maestro Cordova... ha svelato di avere un profondo legame con BD1, il fedele droide che ha registrato moltissime informazioni preziose accompagnando Cordova nei suoi viaggi. Il giorno della loro separazione BD1 ha accettato di criptare tutti questi dati nei suoi banchi di memoria, dando inizio alla sua importante missione salutando per sempre il suo compagno di viaggio. Ma mi sorprende che in questa ricerca, intanto mi piacerebbe sapere Cordova in che epoca è vissuto, quello è il fatto. Cioè, lui era il maestro di Ser, ma cioè cos'è, è morto? Cioè gli è caduto uno stalactite in testa? No, dai, magari è morto di vecchiaia. Cos'è? Vabbè, nessuno muore mai di vecchiaia in Guerre Stellari, dovresti saperlo, Rex, eccetto Yoda. Yoda. Perché è il più potente dei potenti, allora ha quella potenziale. Non sei tu che scegli il tuo cristallo, è lui a scegliere te. Come è successo la spada laser di... Si è spettacolo. È successo che... Come? Non ti ricordi? In Order 66 viene spezzata praticamente. No, ok, però adesso funziona in teoria, perché non la può usare? Non la può usare perché ancora è rotta. Dobbiamo ripararla. Però ci serve il cristallo. E lui non ha avuto mai il suo cristallo. E lui non ha mai avuto il suo cristallo. A fine Order 66 abbiamo trovato il maestro che ci ha... tipo, l'ultimo del maestro che ci ha menato e... Guarda. Puoi scegliere il colore. No, ma cosa vuol dire muovi per cambiare il colore? Sì, perché effettivamente quando, cioè nel canone, i cristalli Kyber assumono il loro colore quando il Jedi costruisce la spada ed entra in sintonia il cristallo stesso. Allora, ma aspetta un attimo, aspetta una cosa, ma noi qua adesso il cristallo lo vediamo azzurro, ma non dovrebbe essere bianco, tipo? Sì, è ben semi trasparente, diciamo. Ah, ok. Allora verde, come lo dobbiamo dire allora? Scusami, tu dici trasparente, allora guarda qua. Possiamo farla, non lo so, verdagnolo, non so che colore è. Azzurrino. Rosa. Rosa. Rosa, che è proprio la spada della Barbie. Vabbè, come si chiama? Ecco, Mace Windu. Come si chiama quello lì, quello di... Viola? Il gigante di Topolino. Non ho la spada della... Io vorrei viola, giallo. Io vorrei giallo. Ho fatta viola. Prego, Delta, scendi. Io vorrei il giallo perché è un guardiano. Io ho sempre il giallo. Vai col giallo allora. Tempo di tornare sul Tempio Jedi e diventare un inquisitore come il Gran Maestro. E quella è la sua spada di quella l'amica occhioluta. Sì, ma l'ipotermia, tra l'altro, questo piccolo problema chiamato ipotermia. Che vuol dire sia per un Jedi? Beh, stavo morendo prima. Comunque mi piace notare che il Dremel di Guerre Stellari funziona anche dopo essere finito sott'acqua, sotto mille salti mortali. Veramente, lui è un uomo test. Dategli a lui le cose per vedere se funzionano. Cioè, proprio Ikea, levati. Cioè, Ikea, levati. Io so fare tutto. Immagino poi le recensioni che fa Cal. Ho solo fatto 4 salti mortali, ucciso, sconfitto 1000 buf, Anacleto gigante, 4 rancore e si è rotto il Dremel mentre facevo il 40° salto mortale.
Una stella su 5. Ok. Com'è brutto questa divisione che, ho, che vedo? Cioè. Poi. Bello. No! Ma, que- che- ma questo è il potere della forza 2! Ya! Yeah. Bello, spettacolo! C'è andato a un nuovo bellissimo attacco. Ah, vediamo, vediamo. Vabbè. Wow. Ok, che ops. Riforgiata. Ser ha donato a Kalle l'impugnatura della sua spada. Ah, quindi Ser è disarmata adesso? Sì, lei adesso è disarmata. Gli ha dato proprio la sua spada laser prima. L'hai visto? Ma a parte che c'è scritto che non funzionava, quindi. Sì, perché non aveva, ah, più, la, non aveva, ah, più il cristallo, è vero. Anche se il cristallo, sì, era stato venduto. Ah, era stato venduto. Mm. Ma no, era stato venduto per riparare i debiti di Gretchen. Che ah, no, io mi ricordo che si era scassato. No, che tristezza. No, dai, ma chi, ma quale Jedi? Scusa, quale Jedi? Cioè, nel senso, non, non ho parole per sta cosa, veramente. Ma che, è una vera amica. No. Eh sì, eh sì. La, ma quest'arma è la mia vita, però siccome tu hai qualche soldo da, da dover pagare, aspetta che dono la mia vita. No? Vabbè, e però, no, c'era qua, c'era, lo disse però chiaramente che lei non voleva più essere un Jedi. Cioè, per lei dare quella, quel cristallo è come dare la sua, a puttare tutto essere il Jedi. Cioè, non vuole più avere niente a che fare perché lei ha fallito. Una cosa, se io fossi, allora siccome una cosa che ho notato giocando a Fallen Order è che tutti gli elementi attorno alla spada laser li trovi dentro le casse sparse in tutta la galassia, è il cristallo quello che si fa fatica a trovare, quindi io magari il cristallo me lo terrei, magari venderei il resto. Esatto. Specie in quei tempi, visto che il pianeta dove si raccolgono i cristalli è conquistato dall'impero, doppiamente difficile. Sì. Esatto. Immaginati sul mercato nero, ehi, vorrei comprare un cristallo Kyber. tipo dei soldi enormi, tipo. Quanto costa un cristallo Kyber? Probabilmente come un pianeta all'epoca dell'impero. Vabbè, comunque, Kala, venuta e legge tutta la, allora, cosa. Il richiamo del suo cristallo attraverso una fenditura di una parete gelida. Poi, il ghiaccio sotto Kal e BD ha ceduto, facendo piombare Kal nell'acqua gelata. Ok, nella gelida acqua gelata della parete gelata. Kal è stato salvato appena in tempo da BD, ma il suo cristallo si è spaccato in due. Aspetta, da se stesso! Era una. Era lui giovane che l'ha alzato, non era BD. sì. Vabbè, dettagli. Diciamo che ha avuto le visioni nell'ipotermia. E... Sì, perché giustamente BD riesce a sollevarlo, giustamente, no? Ma vaffanculo. Vabbè, ha attivato una registrazione di Cordova in cui è stato svelato che BD ha sacrificato le sue memorie per archivare le informazioni essenziali per la missione di Kal. Kal ha unito le impugnature di Ser e Jaro, ah ok, creando una spada laser separabile e configurabile attivando una o due lame, e tutto con un semplice Dremel. Sì, comprate anche voi Dremel del chissà che sì, però della... però non sarà mai raga ma non fai qui, è solo sub o solo sub? Ah, non ne ho idea, le pronunce lì, porca paletta, dovresti avere una fonte ufficiale. Di guarda, se lo chiediamo al nostro amico Dan, lui sa tutte le pronunce di ogni cosa, è in effetti è abbastanza inquietante, vero Danny? Lui sa le pronunce di ogni cosa, non so neanche come saperlo. Perché probabilmente le ha sentite in varie interviste di Pablo Hidalgo o qualche altra roba. Sono rimaste impresse. Allora, modifichiamolo un po'. Allora. Ecco. Oh. Esatto, del tipo rendiamola bella questa spada adesso, visto che prima era brutta. Esatto. Oh, questa mi piace, questa sta malissima. Lo so, però mi piace. No, ma guarda che linguaggio tribale, ma cos'è mai Darth Maul? Allora questa. Ecco, dai, è già un po' più classe. Non puoi cambiare la parte centrale? No, perché sono due pezzi completamente diversi. È brutta che è quella parte centrale. Sembra il corpo di un'unità R5 in miniatura. È vero. Ah, ok, sì, no, metti le due così almeno sai, no. Ma lì penso che sia proprio l'innesto tra le due spade, per quello che non lo puoi toccare. Ma aspetta, vai indietro, Delta. Vai no, avanti. È questo. Quella di prima, che stai modificando prima. Vai là. Aspetta, vai avanti, gira. Vai. Eccola, guarda, sono uguali. No, non mi piace. No, è più bella, è più bella e elegante, secondo me.
Sì, no, lo so che è brutta come lo schifo, però almeno fa pandanze, no? Come... No, io rimarrò così. È meglio così. Sì, così ci sta. Bene, mo dobbiamo... Comunque non potrà mai, mai essere come il potere a forza 2. Caccia due spade e combattere. Vedi? Cioè, puoi fare soltanto questa mossa alla fine, quindi non puoi attaccare con due spade. Quindi adesso posso spaccare tutto. Vai, spacca. La soddisfazione. Spaccare i piloni portanti. Ora salviamo. So giusto per, perché già so con le spade vuol dire che... E poi tra tutti i pianeti dove fare il Tempio Jedi l'hanno fatto proprio in un pianeta ghiacciato, chissà perché. In amicizia, non sapevo che cacchio fare nella vita. Allora, vediamo le abilità. Vediamo se... Ma abbiamo... c'è neanche un gelataio, cioè io speravo di trovare un gelataio da qualche parte. Effetti. Questo non c'è un gelataio, una gelateria imperiale tipo da qualche parte. Lancio potente. Ok, questo che cos'era? La parata? Le parate erano da due, a sto punto faccio questa. Ah, gli scout. Gli scout usano. Poverino, effettivamente. Ok. Ma come attacci tu che hai imbazzato quello là? Che ne faceva niente. Ma io sono una persona gentile e carina. Lo scout solo. In realtà ho ucciso lo scout solo che voleva fare un po' di compagnia. Esatto. Non è vero, non mica li ho schiacciati dentro delle trappole io. No, perché ha fatto delle cose Rex che tu ti riperso una volta. Eccoli là, stanno parlando dei nostri amici. Giusto per rimanere a tema. Origlia, origlia cosa dico? Voglio origlia, però sa. Movimenti sospetti. Ah, che palle. Lei è origliato abbastanza bene. No. Bisogna stargli attento. Ancora niente droide della sicurezza, dov'è? Mi ricordavo molti. Aspetta, aspetta, fermo che non ti seguono più. No, sì. Prendi indietro. Un attacco speciale. Vai indietro, che mi sa che non ti seguono più dopo un po'. Aspetta. Fermo. Vedi che ne hanno paura. Giusto? Vediamo se si ritirano. Me ne vado. No, aspetta, rimani là vicino. No, voglio che se ne vanno così posso avvicinarmi. Dobbiamo fermarlo. Dobbiamo! Dove e basta. No, poverino, che brutto. Ecco. Ecco. È uno che rispetta le procedure, a differenza tua. Non ti darò tregua. Io non sono stato assegnato lo smaltimento di qua. Chi è che me l'ha detto? Esatto, che ne sai te? Oh, è arrivato veicolo. Ma alla larga! Siamo i prossimi! Oh, guarda quanti ce ne sono più! L'amato! Guarda che belli che sono qui, sono di un quarto, è un po' meglio. Credono tutti. Mi ricorda, quella tua spada è molto il potere della forza, proprio una... Ma chissà perché tutti i giochi in stile potere della forza non un progetto con due spade. Un gioco dove sei un imperiale che picchia i geni, forza. Io voglio un gioco dove sei un imperiale che picchia i geni. Oh, ma sono tutte soltate... Ah, ho capito! Un videogioco sulla squadra a scala. Aspetta, ma io me li fa... Mi okay, fa... Cavoli, sarebbe figo. Ma sai che figata. Tipo Republic Command, non tutto tattico con gli ordini. In particolare perché il sergente avrebbe la spada, quindi lui sarebbe tipo il vero, del vero, giusto. Cacchio, tutti diversi, figata. Perché c'è quello grosso che magari è tipo... Sembra un po' tipo Avengers, praticamente. Quello grosso fa Hulk. Il maggiore stile Capitan America. Ci sarebbe un sacco. Aspetta, raga, voglio sentire se parlo di altre cose. Con mo che me ne vado. Aspettate, che mo c'è l'un. Ci ho messi tutti in fila. Guarda che carini, tutti in fila. Bisogna prenderlo, ma non posso. Qua prima uno mi ha detto: non posso andare lì. Ah. Vuoi picchiare gli altri?
Era sul tuo corpo. Ho capito. Ma un po' ci hanno rinunciato, ma ce ne sono tre che sono di più. Qualcuno è già a me fa ridere, ti abbiamo spaventato. No, ma perché non ti fermo? Uno. Oh. Cioè lo dice. Come si chiama già la cannoniera, questa cannoniera qua che porta gli imperiali? Le. Hai finito? Guarda, guarda quanto sembra la struttura della base, quella del episodio 3 o 4 di seconda di Mandalorian. Ho sentito qualcosa. È fatta Canyon. Raga, in realtà qualcosa. Quella struttura lì è qualcos'altro. Esatto. Quale struttura? Questa qua. Questa qua. Ah. Ci pensi, l'hai già vista. Esatto. Vai. Ah. Surprise, ok, ho capito. Ci voleva proprio. Oddio. Cos'è Republic Commando? Siamo andati da una fabbrica. Stiamo scherzando. E io avevo avvertito. No, per carità. Dai, Delta, entra. Fatti sotto. È bello fare. Porco Giuda. Identificati, salve. Salve, mi chiamo Cal. Mi ricordo, raga, vi ricordate quando eri boss da solo con tutti quei droidi da battaglia addormentati e poi io li sparo tutti con una pistola? Ecco, uguale. Alone against all these droids? They don't stand a chance. Eccolo, ma ti piglio, Mo' tagliamo. Oh, ti pigli. Oddio, ma la voce di Sam. Ma hanno cambiato voce. Ma non ci hai sentito il suo doppiatore? È nuovo. Quello lo guarda, che cosa stai facendo, fratello? Aia. Non puoi fuggire. Più o meno. Madonna, che stai... Aspetta! Mi fa troppo io robot! Uno di noi! Ma quale? Uno di noi! Posso aiutarla, signore? Non è tanto difficile, in realtà. Stanno fermi come dei rincoglioni. Oh. Ti devo fare la diagnostica. Me la so fare da solo la diagnostica, grazie. Qualcun altro? Me la so fare da solo la diagnostica, grazie. Dove va? Loro no, me. Guarda i contenitori di Kyber. Guarda che si guardano come per dire, hai voglia tu di affrontare la situazione. Minerali imperiali. I minerali imperiali devastano i luoghi un tempo considerati sacri dei Jedi. Vabbè, non l'Impero ora le risorse planetarie per perseguire i propri fini malvagi e segreti. Malvagi? Qua mi offendo. Esatto. I segreti, ma malvagi cos'è veramente? Si sono dati scritti da insurrezionisti ribelli. Esattamente, anarchici. Anarchici e terroristi. Mi scuso, questo non... Ma... questi si sono addormentati, vabbè. I vaccino rosi riottosi come suo Guerrera e altri. Esatto. Sir, dobbiamo andarcene. Hanno occupato il Loom. Ma se io? No, mi hanno visto. Non toccarmi! Mi sto bene. Mi è piaciuto. Pam, la cazzottata. No, ma perché era lì fermo come per dire io me ne sto buono e tu no, fermo. Mi ha ricordato i grossi mesi ieri sera di Game Beast. Oh, un cartone con buco delizio. No, io voglio fare esperienza, quindi gli ultimi li devo menare e giocano a fare la bella fattuina. Guarda, appena li dicono è mosso un cazzo. Oh, cartone sul muro di nuovo. Però è bellissimo che sono rimasti a guardare per tutto il tempo. Hanno una tattica, secondo me. Se sto fermo, forse non mi attaccherà. Come quel T-Rex. Ciao, tutto a posto, come stai? Rimango così immobile. Così. Come nemico individuato per tutto il tempo. Allegria, Comunque hanno cambiato voce.
enorme danneggiata, enorme scappata in corso. Io vorrei tipo uno dei personaggi di Gang Beast che parla come uno di questi così qua. Tacca, mentre... enorme danneggiamento in corso. Enorme cazzottone in corso. Enorme in corso. Oh no. Ah, sto discando. Hai capito? Okay. Insieme, uniti, sono forti. Ma chi l'ha detto? Esatto. Cioè, sono forti se non avessi la spada laser e non... Beh, il detto solitamente è quello. Solo un secondo. La stoppiamo qui perché abbiamo fatto un bel percorso lunghetto, a dire il vero, eh? Abbiamo fatto... Abbiamo massacrato dei droidi, sì, mi sono soddisfatto di me. No, più che altro abbiamo la spada, abbiamo tutto coscio, quindi stoppiamo qui e continuiamo per la prossima volta. Che ne dite? Così poi stoppiamo con l'ultima registrazione di stasera. Mm-hmm. Bene.